Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV. Eccoci qui sulla bellissima e lunghissima spiaggia di Myrtle Beach in South Carolina. Da New York mi sono trasferito qui. Guardate che spiaggia, oceano puro, cavalloni, squali mi hanno già scritto. Guardate, vi faccio vedere tutta la spiaggia. Ah, che panorama incantato, ragazzi! Guardate che panorama meraviglioso! E allora eccoci qui per parlare ancora della nostra Inter. Perché mi chiedono dall'Italia, ma Gianluca, dacci impressioni. Poi ci sono quelli che non gliene frega niente delle mie impressioni e vengono qui pensando di scalfire il mio umore. Ragazzi, ma io sono in vacanza, sto vedendo posti meravigliosi. Tra l'altro la South Carolina era uno dei 7 stati che mi mancava. Ci ho messo piede, quindi siamo a 6. Faremo la North Carolina e poi siamo a 5. E gli altri, ragazzi, nei prossimi viaggi, perché poi ad agosto bisogna tornare per la grande Inter. Allora, vi volevo parlare del buon Marotta quest'oggi, perché ho visto la sua intervista. Gli hanno chiesto di Dybala, gli hanno chiesto di Skriniar, gli hanno chiesto di Bremer. Meraviglioso quando uno, però è pagato anche per questo, il buon Beppe Marotta, che ho detto tra l'altro nel precedente video editoriale, avete fatto bene a correggermi, nato nel 47, in realtà è nato nel 57, un lapsus freudiano. Però diciamo così, con Bremer, per come è finita Bremer, secondo me è invecchiato di 10 anni, ecco, è per questo che alla fine mi è uscito il 47, in realtà è del 57. Buongiorno a tutti, salutiamo ovviamente questa famiglia locale che sta guardando, facciamola pure vedere, stava guardando il mio video, ciao ciao, e niente, vanno a prendere posto in spiaggia. Vabbè, veniamo a noi. E Marotta, ragazzi, è pagato anche per dire, insomma, pagato anche per prendersi delle colpe che non ha, perché voi avete capito di chi sono le colpe di questa situazione. Sì, lo avete capito, perché ogni giorno mi scrivete su Ningout e quindi l'avete capito sicuramente. Ma al di là di questa annosa questione del suning out, dei libri in tribunale, del fallimento, ragazzi, qui non è alle viste, ve lo dico subito. Poi speriamo, naturalmente spero sempre di sbagliarmi su questa vicenda, più che di sbagliarmi su Bremer. Speriamo che sia alle viste un cambio societario, ma io non lo vedo. Allora, devo dire che su Dybala Marotta è però stato abbastanza chiaro, insomma, no? È vero che Dybala era un giocatore che interessava all'Inter, poi davanti all'autostrada che si è aperta e che ha portato qui Lukaku, e io sono molto contento di questo, è chiaro che Dybala a un certo punto è sembrato un surplus, è sembrato qualcosa che non servisse più. Si può essere d'accordo o no? Ci sono i miei amici, tifosi nerazzurri, che pensano sempre: come faremo nel 2024, nel 2025, quando Lukaku resta un solo anno, a parte che è da vedere se resta un solo anno. Vabbè, quelli che non riescono a vivere l'oggi e che si preoccupano del domani, scusate, ma li ho sempre ascoltati poco. C'è molto vento, qui è la cosa bella delle spiagge qui sull'oceano. Io spero che la mia voce vi giunga forte e chiara. Più imbarazzato, più in difficoltà Beppe Marotta sulla questione Bremer, dove dice: cavolo, Ausilio c'è stato dietro 6 mesi, è stato bravissimo a raggiungere un accordo col giocatore, col procuratore, e poi, come accade al tavolo da poker, se arriva uno che ti mette lì molti molti soldi in più, tu non puoi fare nulla. E infatti è finita, ragazzi, molto male con Bremer, e non nego, la cosa mi dispiace alquanto, però è andata così, che cavolo devo fare? Adesso guardiamo avanti e adesso chiediamo tutti a Marotta di Skriniar, gliel'hanno chiesto i rappresentanti dei tifosi, glielo chiedo anch'io, e la sensazione è sempre la stessa, ragazzi, perché io della proprietà cinese non mi fido, e quindi è chiaro che Marotta ti dice: ma sì, certo, certo che lo vogliamo tenere, non abbiamo Bremer, è chiaro che teniamo Skriniar. Che era meglio, vorrei spiegarlo, sarebbe già stato meglio dall'inizio, per quanto, secondo me, come vi spiego sempre, nei top club di primissima fascia bisogna aggiungere, non sostituire. Quindi Bremer doveva arrivare insieme a Skriniar, nella mia testa, non essendo possibile, perché bisogna realizzare il famoso utile di mercato.
E allora a un certo punto avevamo capito che Bremer doveva arrivare al posto di Skriniar. Non ci andava bene, però ce lo siamo tutto sommato fatti andare bene. Il problema adesso qual è? Il problema adesso è cercare comunque di tornare alla situazione originaria, cioè di tenere comunque qui Skriniar, perché altrimenti sì che sono dolori. Quindi cerchiamo di tenere qui Skriniar, però che io vi dia la certezza, o che lo stesso Marotta ci dia la certezza che la difesa non verrà più toccata, che dovrebbe essere anche rinforzata, sia ben chiaro. Ragazzi, ve l'ho già detto e ve lo ripeto se volete anche in cinese, con questi qua, il signor Steven Zhang, con le sue belle macchine, la sua McLaren, la sua Pagani, la sua Lamborghini, ogni tanto la sua Abarth, io non mi fido. E quindi, siccome mi ha fatto scemo una volta, che non è neanche la prima volta, facciamo che di Skriniar non parliamo, lo consideriamo un giocatore dell'Inter, perché questo ci hanno detto, e va bene così, e va bene così. C'è da prendere un altro difensore, era uscito il nome di Zagadou, che è uno a parametro zero che piace anche alla Roma, in uscita dal Borussia Dortmund, per sostituire Ranocchia. Qualcuno caldeggia la promozione del giovane Fontanarosa, qualcun altro parla di Milenkovic o di Demiral, e di Milenkovic subito tutti scrivono, i miei colleghi, ma fanno bene, per carità. E beh, ha avuto una promessa dalla Fiorentina, in caso di offerta, di poter andare via. Siccome questa vicenda mi ricorda molto quella di Bremer, e siccome anche la Juventus, giustamente per disturbare, è lì ovviamente su Milenkovic, io certo che mi accontento di Milenkovic, perché comunque sarebbe un aggiungere, però francamente restiamo a quella che è l'Inter oggi. Abbiamo ancora dei problemi, come sapete, a far uscire alcuni giocatori. C'è questa amichevole a Lens, ovviamente Sanchez si allena con l'Inter, ma aspetta solo il Barcellona. Ma Dybala probabilmente a un certo punto credo che non sarebbe arrivato al di là di Sanchez. Pinamonti è ancora lì col Monza che gli vorrebbe dare più soldi, ma lui vuole andare all'Atalanta. E comunque ragazzi, io al di là della botta presa per Bremer del mercato dell'Inter sono soddisfatto. Mi hanno scritto degli amici, addirittura un amico milanista del Corriere della Sera, no, che dovrebbe essere un giornale serio, dico dovrebbe, perché al mercato del Milan, non so, ha preso De Ketelaere, sì, lo prenderà, però ancora non l'ha preso, ha preso Adli, ha preso Origi, hanno dato 7. Al mercato dell'Inter, che ha fatto tornare Lukaku, Mkhitaryan, Bellanova, Aslani, che mi sembrano profili buoni, hanno dato 6. Bene, se la prostituzione intellettuale a un certo punto coinvolge anche il Corriere della Sera, e ragazzi, posso dirvi, direttamente qui, dall'Oceano Atlantico, dalla South Carolina, ma chi se ne frega? Viva l'Inter, perché se uno mi giudica a oggi, nel momento in cui parlo, passi per la Juve 8, 8 e mezzo, hanno preso Pogba, hanno preso Bremer, hanno preso Di Maria, ed è giusto così. Ma se ragazzi adesso il mercato del Milan oggi è meglio di quello dell'Inter, veramente, forse anche lì al Corriere qualcuno ogni tanto si fa lo spritz bello pesantino. Ragazzi, vi saluto con il consueto urlo qua, lo faccio, pronti? Viva l'Inter! Viva l'Inter! Ciao dalla South Carolina, ciao a tutti!